a tutti. Dunque, buongiorno. Io e mia moglie siamo qui per raccontare la nostra esperienza con un gruppo di extraterrestri che ha creato una base sottoterra, 40 km di profondità, partiva da Pescara, arrivava fino a Rimini per una larghezza di circa un terzo della sua lunghezza, che erano qui per delle ragioni che poi dirò. La prima cosa che però devo dire è la loro prudenza, il loro rispetto per il nostro libero arbitrio. Ecco perché la faccenda UFO extraterrestri va avanti da anni e ancora non c'è una parola definitiva, un obbligo da parte nostra a credere a loro, perché rispettano appunto il nostro libero arbitrio, le nostre credenze, le nostre fedi e anche la nostra politica, sebbene non la condividono. Miliardi di anni fa, non sono, mi hanno detto, la prima cosa che mi hanno detto, non siamo perfetti né infallibili, però miliardi di anni fa hanno fatto degli errori anche loro che ora se ne guardano bene dal fare. Uno di questi errori è stato calcare un po' troppo il loro insegnamento su ciò che era per noi un'evoluzione spirituale, al punto che sì, delle società, dei pianeti hanno fatto un balzo immediato, però nel tempo, dovendo poi di fronte a difficoltà avvenute dare di loro, c'era una frattura appunto innaturale e sono poi crollati. Ecco perché adesso sono ancora più prudenti, più attenti. Ecco, questo l'ho detto come principio per dire tutta la loro prudenza, tutta il loro ricercare di non calcare troppo la mano, di non obbligare a credere alla loro presenza, ma la cosa va fatta piano piano, in una maniera molto soft. Giocano molto sul nostro inconscio collettivo e aspettano che siamo noi stessi piano piano a capire che le loro presenze nei nostri cieli non sono offensive, non hanno nessuna idea di attaccarci, se no ci avrebbero già attaccati. Insomma, ci sono mille e una ragioni per cui apparentemente per noi il loro modo di agire è quasi incomprensibile. Però, appunto, sarebbe lungo il ragionamento e le cose da dire al riguardo, non mi dilungo perché in maniera grossolana penso di aver spiegato tutta questa prudenza da parte loro. Entro nel vivo della faccenda, la gente probabilmente sarà interessata a come siamo entrati in contatto con loro, lo dico breve, in maniera stringata perché poi non c'è niente di eclatante, quindi la cosa è cominciata così, eravamo nel 60-61. C'erano alcuni giornali che erano usciti con la notizia di UFO, appunto con tanti punti interrogativi, da dove venivano, eccetera, eccetera. E io ho pensato che sarebbe stato bello se ci fossero stati degli esseri superiori a noi che ci osservavano, che erano qui per aiutarci. Cercavo dei libri nelle librerie, non ce n'erano al riguardo, e poi vedo un giornale
settimo giorno, con delle bellissime fotografie di Bruno Ghibaudi, un giornalista molto noto, aveva anche una rubrica in televisione, tre fotografie, una fotografia con tre dischi volanti, allora non si chiamavano ancora UFO, sul litorale di Pescara, bassi, non molto grandi, non simili, qualche differenza tra uno e l'altro. Io sono pittore, ho guardato subito le luci incorporate, erano bassissimi sulla spiaggia, per cui le luci sulla spiaggia, le nuvole, e l'ho trovata una fotografia perfetta, ecco, ho sentito che era vera, ho telefonato, no, ho prima ho scritto al dottor Ghibaudi una lettera che stavo per stracciare perché non diceva niente, mi complimento per la bellissima foto, spero che questi esseri siano positivi. Stavo per stracciarla, poi ho detto, beh no, l'ho scritta, gliel'ho mandata alla redazione perché non sapevo neanche dove abitava. E dopo due giorni mi telefona lui, il dottor Ghibaudi stesso, mi dice, abbiamo ricevuto la sua lettera, l'abbiamo scelta tra le tante che ho ricevuto. Io ho detto, boh, dentro di me chissà cosa c'è di speciale questa lettera. Possiamo conoscerci, perché io tra pochissimi giorni devo andare a casa, abitava in Piemonte, ad Asti, e dico, ma sì, vediamoci, ci siamo visti la sera stesso, è arrivato lì, pochi convenevoli, il solito caffè, e io poi ho detto, ma che belle foto, che fortuna, e lui dice, ma non è stata una fortuna, perché io sapevo benissimo che sarebbero arrivati questi tre mezzi loro, ma come mai? Dico, lo sapeva, ma per appuntamento. Allora, piedi per terra, occhi belli aperti, perché c'è subito un'autodifesa da parte nostra di fronte all'inconoscibile, all'ignoto, dove, chi è, cosa mi dice, cosa c'è sotto. Ci si difende automaticamente. Più che altro per la persona, non perché non potessimo pensare che ci potesse essere un incontro, sì. Non per quello, perché non lo conoscevamo. Ecco, sebbene era una persona... Sì, ci dava fiducia, però. Ci dava fiducia. Al momento... Però al momento è proprio un fatto umano, cioè un'autodifesa. Comunque l'abbiamo ascoltato e ci ha detto alcune cose, poi a distanza di giorni è venuto un'altra volta, poi insomma in un mese è venuto due o tre volte, e poi all'ultima volta ci ha detto proprio tutto, e ci ha portato da Bruno Sammacinca, che era, diciamo, il capo, anche se è una parola odiosa, il capo, non per intenderci, di questo gruppo, e siamo entrati a far parte di questo gruppo, che era di circa 20 persone. Dico subito lo scopo, il loro scopo, lo scopo di questi V56, W56, che era una sigla che abbiamo dato a noi, voleva soltanto dire viva il 56, che era l'anno in cui sono scesi sulla terra con questo scopo. Ecco, lo scopo era di aiutare la Terra, il pianeta, anche l'umanità, ma soprattutto il pianeta, a salvaguardarsi dei pericoli in cui andava incontro. Ricordiamoci che in quegli anni c'era una guerra fredda, una tensione pazzesca tra Russia e America, già con bombe atomiche, e per cui avevano fatto questi U-56, che erano quattro popoli alleati tra di loro, poi ne parlerò specificatamente, avevano creato un accordo con un ente superiore, di una dimensione ancora superiore, che ha permesso questa endorse, diciamo, alle leggi, questa possibilità
che non era, che non faceva parte di una legge per cui i pianeti sottosviluppati come il nostro devono essere trattati in un certo modo, ma un pochettino, un po' più insistentemente, un po' più al di là delle leggi, e appunto con questo ente superiore avevano stabilito che potevano agire in questo modo fin tanto che l'URED, adesso dirò cos'è questo URED, era sufficiente alimentare i loro strumenti, che andavano solo ad URED. Cos'era l'URED? Era un'energia, è tutta energia, noi stessi siamo energia, questa poltrona è energia, i nostri pensieri sono energia, la nostra fisica ci sta arrivando, questa energia che loro usavano per tutti gli strumenti, per i loro mezzi di locomozione, per gli strumenti della base, persino gli strumenti che erogavano l'aria per respirare nelle basi, erano alimentati con questa, tra virgolette, benzina, con questa energia creata da questo URED, che vuol dire amicizia, che vuol dire amore puro, che era un'energia che loro immettevano nei loro strumenti ricavandola dalle nostre persone. La nostra, il nostro amore per loro e tra di noi del gruppo era l'unico alimento che serviva loro per poter porre a fine e aiutare la Terra, intanto che appunto questa energia sussisteva. Naturalmente loro avrebbero potuto benissimo respirare con i loro mezzi, ma però in questo caso, che hanno voluto fare una prova con i terrestri, hanno messo queste condizioni. Se c'era l'URED, allora stavano qui, potevano vivere qua, e se non c'era, se ne andavano, insomma. Noi siamo terrestri, la cosa è cominciata nel 56 e finita nel 78. Perché? Perché l'URED è mancato. Come tutte le nostre società, le religioni sono partite stupendamente, i primi cattolici per non abbiurare si facevano mangiare dai leoni, e poi anche la Chiesa, sappiamo, è in marcescita, ha fatto degli errori, e così tutte le religioni, e così noi nel nostro piccolo, da bravi terrestri, nel giro di 22 anni circa, verso di loro abbiamo sempre avuto un amore sincero, perché erano amorevoli, erano unici, ma verso di noi del gruppo piccole invidie, piccoli inizi di rancore, piccole discussioni, l'ego. Abbiamo aperto le porte a energie contrarie, perché nel cosmo dappertutto c'è il positivo e il negativo, per cui ci sono degli esseri anche negativi, poi ne parlerò, che aprendo noi le porte, allora sì, hanno potuto entrare e fare un macello di noi. Aiutare. E ecco, e quindi siamo stati noi che abbiamo aperto le porte al negativismo, e dall'amore siamo passati a dei rancori. Questo URED è venuto a mancare, i loro strumenti non potevano più essere alimentati, e se ne sono andati via nel 78, quindi io ho ritenuto per anni e anni che fosse un fallimento da parte nostra. Infatti loro volevano un'unione, che fossimo tutti uniti. Infatti c'era Singer che continuava verso l'ultimo, specialmente quando non c'era più l'URED, siate uniti, 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 ce l'ha detto parecchie volte, perché insistentemente, sì, perché era quella la... ce l'ha detto con amore, e in ultimo sì, anche con una voce un po'
un po' così, ma ormai... Un po' decisa. Ormai eravamo terrestri al 100%. Ecco. Poi io ho saputo ultimamente, ma è una storia... A parte. Adesso a parte non la racconto, la dico così, perché mi ha fatto piacere questa esperienza, ho avuto una piccola esperienza e ho saputo da loro che sapevano benissimo, conoscendoci, come sarebbe andata, però non sapevano quanto avremmo durato noi. E per il tempo che abbiamo durato, circa 22 anni, dal 56 al 78, e ecco, per il tempo che abbiamo resistito, è stato più che sufficiente perché loro potessero proseguire l'aiuto alla Terra su altri piani, con altre dimensioni, con altri esseri, perché non sono solo loro che ci aiutano, ecco. Questi erano quattro popoli, quelli che noi chiamavamo gli U56, che erano alti 3 metri, poi c'erano gli uomini blu, che avevano dei leggeri riflessi blu, alti come noi, non è che fossero blu, noi i cinesi chiamiamo il popolo giallo, ma non sono gialli, ecco, la stessa maniera, poi c'erano il popolo delle stelle, anche quelli alti come noi, poi c'erano... Quelli sono venuti in ultimo, però prima c'erano i giganti, che erano alti 4 metri, e poi gli uomini piccoli, 80 centimetri, un metro, non con la testa grossa, proporzionatissimi, ed erano quattro popoli alleati, facenti parte di una galattica, di una formazione galattica, di una confederazione galattica, uso nomi terrestri, confederazione, ecco, sebbene non dia l'esatto quadro di cos'è per loro una confederazione, ecco, facciamo dei paragoni con le nostre confederazioni, ma d'altronde non possiamo fare diversamente, i vocaboli, le parole sono queste, poi ha poca importanza, insomma. Ecco, la storia nel suo complesso è questa, il perché, per come detto in maniera, ripeto, molto grossolana. Poi negli anni... Scusa, noi però siamo, non siamo durati fino a 78. No, noi siamo usciti, siamo stati dentro 5 anni circa. Nel 65 siamo usciti. Ecco, siamo usciti, poi io perché, eravamo liberi di entrare, di uscire, non c'era nessun contratto, non c'era nessun giuramento, era ecco, una libertà assoluta. Questi popoli, dirò due parole sui 56, tanto per darci un pallido quadro di come stanno le cose nel senso evoluzionistico, come ho detto prima erano alti 3 metri, 2 metri e mezzo circa, non erano magri, non erano filiformi, erano una costituzione come la nostra, però pesavano 20 kg, perché il loro corpo era più diafano, cioè gli atomi erano più lontani con il nostro. Se noi pizzichiamo un toro ci sembra quasi granito, il toro è denso, se noi pizzichiamo noi stessi le dita affondano perché ci sono più vuoti, perché le anime più evolute si incarnano in corpi meno materiali, meno densi, che richiamano meno la materia, quindi ogni anima si incarna in corpi, e questo sottintende, questa reincarnarsi nell'evoluzione sottintende la conferma della reincarnazione. Ecco. È un'evoluzione poi che non finisce più, perché i corpi sempre più sottili, perché l'anima che si incarna è sempre più evoluta, alla fine questi corpi diventano rarefatti e alla fine non ci sono più questi corpi. Diventano energia pura. E poi pensiero. Ma questo con tante di quelle reincarnazioni. E poi pensiero di Dio. Ecco,
quelli che vengono ad aiutarci sono ancora consistenti in un certo senso, come noi, più vicini a noi, perché se poi domani ci dovessero un contatto, se fosse un'energia pura, come possiamo comunicare? Dobbiamo comunicare con gente che si adegua anche alla nostra psicologia. La prima cosa che ci hanno detto non siamo né infallibili e né perfetti, perciò insomma ecco. Sono in quel grado e siamo tra voi e il mondo, spirituale. E dunque non è che siano, però molto più evoluti di noi, ecco, molto. A parte la tecnica. Per capire un attimo, così, per capire un attimo un po' come stanno le cose, io una volta ho detto a loro, vabbè, ma noi sulla Terra dobbiamo evolverci, come? Aiutando il prossimo, comprendendolo, perdonandolo, sopportandolo. Abbiamo tante occasioni con il nostro prossimo, sì, com'è la Terra, appunto, dove ci sono anche delle persone ancora delinquenti, ci sono delle persone ancora cattive e dobbiamo sapere perdonare, educarle. Abbiamo tante occasioni per migliorare, per superarci, ma voi nel vostro mondo, ce l'avevano spiegato, è un paradiso terrestre dove siete arrivati a un livello spirituale dove non ci sono più prigioni, avvocati, tribunali, perché tutto. Ma come fate a evolvervi? Quali sono le ragioni, le possibilità? E lui mi ha detto, Gaspare, venendo giù ad aiutare i pianeti come il vostro. Quindi ecco perché vengono giù, ci aiutano, e anche perché siamo tutti uno, e anche questa la nostra fisica quantistica ci sta arrivando, l'energia di cui siamo fatti, le energie sono tutte collegate, siamo talmente tutti uno, più di quello che crediamo, altro che inconscio collettivo, ancora di più, e al punto che loro evolverebbero, parlo del lato spirituale che è quello che conta, con una velocità, faccio un esempio visibile, così, siamo talmente tutti uno anche con noi, che noi con la nostra bassa evoluzione, che è negativa, li trattiene, invece di evolvere così, loro evolvono così più a fatica. Hanno il nostro peso. Perché siamo di peso, noi terrestri, ma miliardi di pianeti come la Terra, perché non sono solo noi che aiutano, ci sono miliardi di pianeti come la Terra che ancora devono evolvere. E dunque anche loro hanno la convenienza di farci evolvere, però sempre rispettando la nostra libertà. Più noi ci apriamo e più loro possono fare qualcosa. Dipende sempre da noi, l'apertura di cuore e di me, prima di mente perché il cuore arriva sempre dopo, però dobbiamo sono aprirci. Un atto di comprensione per cominciare, ecco. Naturalmente non sono qui perché noi ostacoliamo la loro evoluzione, la prima cosa sono qui per la compassione, perché potremmo risparmiarci tanti guai, potremmo superare tante malattie che sono tutte psicosomatiche, quasi per cui dipendono ancora da quello che siamo noi. Abbiamo l'intelligenza per poterlo fare e non vogliamo farlo. Per che cosa? Sì, possiamo dire cattiveria, tutto quello che volete, però la ragione prima è questa, che ci sono due contrapposti, l'amore e si dovrebbe dire l'odio, ma sarebbe più esatto dire l'amore e la paura. La paura è quella che ci fa odiare e il pianeta Terra, c'è una cricca al di là
di quelle che noi crediamo che siano politiche libere, che una cricca di terrestri, ci saranno non so quante persone, non tante, saranno e non si sa, generali, saranno politici, saranno militari senz'altro, banchieri, massoneria deviata, non lo so, non ebrei ma sionisti, ma sono che non vogliono che la Terra evolva, per dirla in maniera poverissima, perché nel nostro DNA, sebbene a guardarci siamo ancora molto bassi, ma nel nostro DNA loro sanno già che noi evolveremo per unirci poi alla loro confederazione, mentre invece quelli che noi chiamavamo i contrari non possono eliminarci. Ci sono degli ordini superiori che non permettono questi atti cruenti né a favore né contro di noi. Però vorrebbero che noi non crescessimo, se ci auto-eliminiamo sarebbero contenti, per non rafforzare una formazione, una confederazione galattica contraria. Ora, non è la Terra che può fare la gran differenza, però se calcoliamo che ci sono miliardi di pianeti, ecco, allora io per il momento ho chiesto, ma questi contrari che noi chiamavamo CTR, cioè contrari oppure cattiveria, così in maniera grossolana, ma cosa fanno di cattivo? Non capivo, hanno già il volo spaziale, tra di loro non fanno più guerra, noi pianeta Terra, tra di noi facciamo guerre, tra di loro i CTR non fanno guerre, allora si rispettano, sono uniti, che cattiveria hanno? Ho chiesto così un po' per ridere, dalle cacce alle vecchiette, non capivo. E loro mi hanno detto, guarda Gasper, è un mondo della psicologia con delle leggi che non puoi capire, non possiamo spiegarti tutto perché è al di là della vostra comprensione. Possiamo solo dirti una piccola cosa e poi ragionici su tu, fantastica tu, fai quello che credi. La piccola cosa è un esempio. C'è un sole con in giro i pianeti, un sistema solare X, uno di questi pianeti è disarmonico, quanto che poi la creazione non è perfetta. Poi ne torneremo su questo punto. Perché in continuo la perfezione volutamente non esiste, volutamente. Allora, c'è un pianeta che non è perfetto, è disarmonico, disturba gli altri pianeti, disturba il volo spaziale in quel sistema solare. Noi che tu chiami U56 cerchiamo di ovviare a questi disturbi con la nostra tecnologia finché possiamo, sopportando i disturbi eventuali che rimangono in santa pace. Quelli che tu chiami CTR lo distruggono, se è disabitato lo distruggono, e noi invece lo rispettiamo anche se è un pianeta che distrugge. Non possiamo dire. Sono più materialisti, ci tiene, più pragmatici, più programmisti, hanno un'altra visione di come, ecco, hanno un'altra visione di come amministrare la galassia. La amministrano con sistemi tecnologici secondo una loro visione. E a me è sembrato di capire che invece quelli che noi chiamavamo i U56 sono più rispettosi della natura, del tutto, sono più rispettosi anche della negatività, sono più rispettosi anche di ciò che non funziona, del negativo. Ecco, per tornare, poi credo di aver detto tutto se dico questa cosa, al negativo positivo. Questa negatività e questa positività c'è nella creazione. Tutto è, c'è l'opposto. C'è l'opposto, c'è il bello, il brutto, il buono, il cattivo, l'uomo, la donna, la luce, l'ombra, la nascita, la morte.
è tutto l'opposto. Prima mia moglie ha accennato appunto a questi esseri che più sono evoluti, più la materia è rarefatta, più si arriva al pensiero puro. Durante questo cammino, a un certo punto, il nostro cuore, la nostra mente capirà che il male va trasceso e con un po' di coraggio, perché per amare ci vuole coraggio, non conoscenza o cultura, ci vuole coraggio. L'amore è: io non ci sono più, ci sono solo gli altri. Oppure l'amore comincia dove finisce la logica. Capiamo che a questo punto ci vuole un gran coraggio per amare. Ecco, per cui amando, a quel momento trascenderanno, avranno il coraggio di trascendere il male. Ma il male e il bene sono due fenomeni, sono due capolinee, sono due facce della stessa medaglia. Ecco, sono due facce della stessa medaglia. Come trascendi il male, a quel momento dovrai trascendere anche il bene, in quanto che sarai equidistante da tutte e due, perché capirai che tutte e due sono necessarissimi, se no non stai in piedi niente, non ci sarebbe nessuna evoluzione. E neanche la vita. Neanche la vita. Maschio e femmina. Ma non ci sarebbe, ma soprattutto l'evoluzione e la scelta di libero arbitrio. Se ci fosse solo il bene, non sarebbe più bene, non sarebbe niente. Ci vuole l'opposto. Quindi quando capiremo che non diremo più che brutto il male, che bello il bene, ma saremo equidistanti, perché tutti e due così necessari, diventeremo anche noi degli dèi, ognuno di noi creerà il suo universo col bene e col male, e quindi questo mi hanno detto, che la creazione è fatta in maniera che tutti saremo dei, siamo già dei adesso, a questo livello, siamo Dio a questo livello, ma anche la formica che passa qui è Dio a quel livello, ecco. A suo livello. Poi più saremo consapevoli, ma quanti universi ci sono? Infiniti. Ecco, questo è la scala, i valori che ci aspettano. Detto sempre in maniera molto, molto stringata. Stando con loro, mi chiederete appunto cosa ho visto, li ho contattati. Allora, stando loro, ho visto tutti, una parte della loro fenomenologia. Per 8 volte ho avuto l'occasione, anch'io come aveva fatto Bruno Ghibaudi, con appuntamento, io avevo una radiolina portatile, gelosino, allora c'era gelosino, che si accendeva da solo, mi parlavano tra le... Io per divertimento in principio provavo a cambiare le frequenze, provavo a cambiare l'onda, parlavano in continuazione, e mentre facevo queste prove mi hanno detto: Gaspare, potremmo con la nostra tecnica parlarti, creare la voce nella stanza, ma ti spaventeresti, per cui parliamo. Certe volte mi parlavano attraverso la televisione, o si accendeva, oppure c'era già il programma, andava via il programma e mi parlavano. Ecco, mi parlavano per darmi delle istruzioni, per dirmi alcune cose. Quindi ho visto questa fenomenologia e per 8 volte mi hanno avvisato: vai alla talora in quel tal posto, e io andavo e passavano loro, e li fotografavo, poi vi farò vedere qualche fotografia che ho fatto, ho fatto qualche film. Ecco, questa è una parte della loro fenomenologia. Altre cose che ho visto, che abbiamo visto, certe volte avevano bisogno del materiale, adesso non sto qui a specificare quale genere di materiale, perché no, viene un po' troppo lunga, comunque materiali terrestri, ne avevano bisogno, li mettevo sul tavolo e di colpo li prelevavano, li disintegravano in loco, li reintegravano nelle vasi. Quindi ho visto sparire varie volte, come i camioncini di frutta,
che portavamo sulle basi, con dentro le cassette, con dentro le arance, le mele, le pere, le banane, e di colpo non c'era più niente, e ritornavamo a casa tutti soddisfatti. Il camioncino c'era ancora, però. Il camioncino sì. E abbiamo visto quindi questi apporti, non li chiamavamo questi apporti. Poi abbiamo... No, quelli non sono apporti, gli apporti sono quelli che... Ecco, gli apporti quando invece loro ci mandavano del materiale, non so, bobine con su le loro voci per le istruzioni. Saluti. Dei saluti, certe volte dei pezzi di carta si formavano in piena stanza e piovevano giù. C'erano, certe volte c'erano carte scritte, ci... piovevano in testa, c'erano cose un po' più pesanti, cascavano sul soffitto, dal soffitto cascavano sul pavimento. E una volta lui era seduto su una sedia e da sotto la sedia è arrivato, è arrivato un colpo, mi ha fatto fare un balzo con la sedia, una potenza. Da sotto. Poi certe volte avevamo nell'appartamento, loro li chiamavano nuclei di protezione, di osservazione, che però ogni 2 o 3 mesi si consumavano, dovevano rinnovarli, e li rinnovavano attraverso una metodologia per cui noi vedevamo dei fulmini di questa larghezza, 30 cm di diametro, lunghi 2-3 metri, che zizzagavano anche in pieno giorno nella stanza, luminosi sul verde, con un bel choc finale, e c'era un 10, quarto d'ora di minuti di questo bombardamento di fulmini, ma poi ci si abitua tutto, guardate, ci si abitua tutto. Quando c'erano questi fulmini, che noi sapevamo già cos'erano, perché non era la prima volta che era, andavano avanti a parlare, cioè, sì sì, ah ecco, sono loro che rinnovano i nuclei, e ci avvisavano prima, ci spiegavano prima, ma per dire che ci si abitua tutto. Poi, fisicamente, ho visto un loro robot una volta. Dei CTR però. Sì, che poi l'hanno disintegrato davanti ai miei occhi, quindi come vedere un uomo con una gran fiammata, poi di colpo non vedo più niente. Questo mi è successo. E sì, poi... Però potresti anche dire... Io non c'ero, però lui dopo me l'ha raccontato che lui e Bruno stavano passeggiando col cane, col tic, non c'era nessuno, nessun anima viva. Sì, è arrivato una motoretta, una motocicletta, ma molto lenta, con su una persona. Sì, un uomo come noi. E andava piano, tutte le scintille. Che venivano fuori dalla schiena, dal braccio, per una coda di 1,5 metri, tutte queste scintille, noi siamo rimasti lì così. La radiolina ha detto, quello lì si è la radiolina. Un robot dei CTR, però era una persona. Era un robot dei CTR, dopo l'abbiamo già messo fuori uso, quelle scintille che vedete, insomma, che non può farvi niente, però per prudenza. Se ne va via lo lasciamo, poi invece la motorina, la moto dopo 100 metri ha fatto marcia indietro, è ritornata verso di noi e Bruno, c'era lì una casa in costruzione, c'erano 2 mattoni, Bruno ha preso 2 mattoni, me li ha dati in mano, 2 li ha presi lui, ha detto se passa di qui gli spacchiamo la testa. Io ho detto, ma Bruno è un uomo, ma che uomo, è un robot, io non c'ero ancora arrivato a quella dimensione, per me ero un uomo, ero lì che tremavo, avrei voluto essere altrove, dimenticare tutto, per fortuna appunto che a 20 metri, 30 da noi c'è stata questa fiammata e di colpo siamo corsi là, non c'era più niente, e la radiolina ha detto, l'abbiamo distrutto noi. Non c'era neanche più la motoretta. Ecco, questa sono neanche la moto, tutto. No, tutto. Ritornando al loro mondo, che è un mondo appunto per noi inconcepibile, nello spazio anche loro incontrano
delle astronavi, chiamiamolo così, di esseri superiori a loro. Loro hanno tentato di contattarle, ma questi hanno eluso e loro hanno capito benissimo che non è ancora il momento di un contatto, perché ci sono appunto esseri superiori, astronavi che vanno con mezzi per loro inspiegabili. Loro mi dicevano appunto che in questa confederazione galattica ci sono anche varie evoluzioni, anche un po' diverse dal lato tecnologico, dal lato spirituale no, devono essere arrivati tutti a un certo punto, ma dal lato tecnologico possono esserci le differenze. Dal lato tecnologico le differenze non contano, conta solo il lato spirituale. Ecco. Per cui ci sono delle società tecnologicamente più avanzate ancora dei U-56, che avevano, i U-56 volavano da pianeta a pianeta, da sistema solare per tutta la galassia. La loro tecnologia allora, adesso non so, saranno progrediti anche loro, ma allora contemplava questa possibilità, però conoscevano popoli che volavano già da galassia a galassia, i quali dicevano di conoscere popoli che volavano da universo a universo. Diventiamo sempre più piccoli, sempre più minuscoli e ci ridimensioniamo un po', abbiamo bisogno di ridimensionarci un po'. Possibilmente i nostri potenti avrebbero bisogno di ridimensionarsi un po', bomba atomica, Corea del Nord, Trump, fanno... Io spero che sia un bau bau per ragioni politiche, perché non mi sembra impossibile di arrivare a una pazzia simile, perché siamo un pianeta di pazzi. Capisco una pazzia, una pazzia geniale, ma una pazzia scema. Ecco, una pazzia scema è insopportabile, è molto triste. Se sapessimo cosa ha speso miliardi, 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 l'America, la Russia, la Germania, chi ha la bomba atomica, l'Inghilterra, la Francia, l'India, la Corea del Nord, la Cina, a fare le bombe atomiche, tutti quei soldi lì, divisi tra di noi, tra il pianeta, saremmo tutti ricchissimi, ma non ricchi, benestanti, ricchissimi. Pensa, visto dall'alto, ma che scemi, ma che idioti, tutto per un ego, per essere più potenti. Sembra più fantascienza che ci sia un pianeta come questo che ci siano gli UFO, gli extraterrestri. Per me è più fantascienza questa, fantascienza stupida poi, impossibile, per quello che la chiamano fantascienza. Ecco, loro sono qui per cercare di farci ragionare, per cercare di piano piano come. C'è la loro presenza, la capiremo che siamo osservati, questo ci farà capire, ci darà uno spiraglio che possiamo crescere, ma non è che occorre credere agli UFO per salvarci, bisogna che ognuno, un buon cattolico, che crede nel credo cattolico, se lo mette in pratica, è più utile a un ufologo che fa una vita non tanto per la quale, e così che per un'apertura mentale crede agli UFO, è già qualche cosa. Ma loro non ci chiedono una fede in loro, loro ci chiedono di migliorare. Hanno, dico per dire, per intenderci, un termometro, come noi misuriamo la febbre, hanno un termometro che misura il nostro livello di spiritualità. Quando questo livello arriverà a un certo punto, vorrei dire che siamo pronti, allora possono farsi vedere. Si fanno sempre vedere. Si fanno sempre vedere, ma in maniera occulta, in maniera misteriosa. Chi vuole credere che sia un lampo o il pianeta Venere illuminato
o che sia un nostro apparecchio d'avanguardia, chi non è liberissimo ancora. Sì. Infatti ufficialmente per noi non esistono. Ecco, quando ufficialmente la nostra massa obbligherà i nostri potenti a dirlo, oppure qualche uomo nuovo o religioso o politico troverà il modo di dirlo, ecco, io penso che sarà fatta, sarà il momento che cresceremo, prima attraverso la conoscenza e poi attraverso il cuore, perché quando si capisce come stanno le cose bisogna essere proprio pazzi per dire io scelgo l'inferno piuttosto che il paradiso. Uno su 10 miliardi farà questa scelta, perché gli piace il cartuccio, non so, dico. Ecco, quindi le cose in una maniera, ripeto per l'ennesima volta, molto molto consolata, stanno così. Io ho avuto questa esperienza, ho tralasciato tanti particolari, ma uno equivale all'altro, non raggiungerebbe niente di più a quello che ho visto, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo saputo. Ci sono tuttora un mucchio, moltissimi, più di quello che noi sappiamo, contattisti, che stanno parlando, che si espongono, alcuni lo faranno al momento opportuno. Molte persone che sono in contatto telepatico con loro, che si chiamano canalizzatori, canalizzatrici, molte donne, io in Italia conosco 6 o 7 che tra di loro non si conoscono e dicono tutte la stessa cosa. Parlano con il marito, con i figli, con gli amici e la cosa si propaga così, quindi lentamente, morbidamente, piano piano, al momento tra contattisti che parlano, tra canalizzatori, tra centri che si formano, come un centro che conosco io a Varese, Valmalenco, stanno succedendo cose grosse, e tutti questi piccoli focolai a quel momento daranno un peso specifico, saranno di tale evidenza che io lo chiamo il bubone, scoppierà, non sarà più possibile tacerlo. Unitamente a questo c'è una maggiore ricerca spirituale, l'editoria, la televisione, internet aiutano anche a diffondere libri positivi, persone che parlano, c'è più un interscambio tra di noi e l'India, che è ancora uno dei paesi dei quali si spera che venga la luce, insomma, ci sono dei personaggi in India, dei maestri, chiamiamoli maestri, che probabilmente nessun altro paese ha, gli sciamani. Tante cose che noi non sappiamo. A me è stato detto che tra i popoli della Terra, i più evoluti, qual è il popolo più evoluto per loro di noi terrestri? Io pensavo, non so, Russia, la Svezia, la Svezia. No, nord. Gli aborigini, sono gli aborigini, per la loro pulizia. Ecco, nella galassia, la Confederazione Galassica, ci sono alcuni popoli, non molti, ma alcuni, che sul loro pianeta vivono con la sottanina di paglia, per darci un'idea, e l'anello al naso. Non è che non hanno l'intelligenza di fare un ingranaggio o un arco, non vogliono ammazzare, non vogliono creare, vogliono vivere con la natura, ma sono di un'evoluzione così belli che sono stati avvicinati e fanno parte di questa Confederazione Galattica. Popoli che per noi sono selvaggi, a prima vista sono selvaggi e sono invece di un'evoluzione magnifica. Ecco, dobbiamo arrivare
non occorre guarire i ciechi e camminare sulle acque. Occorre avere un po' di più di coraggio, essere un po' più. Non ci chiedono cose enormi, ci chiedono di essere onesti. E prendere la vita in maniera molto positiva. Ecco. Tutto quello che. Non occorre andare, non so, a mettersi isolati su un monte. No, quello che ci capita durante la vita, tutti i giorni, ecco, approcciarci in modo migliore, nel modo più amorevole. Anche facendo qualsiasi cosa, facendo da mangiare, facendo pulizia, perché ormai siamo così integrati nell'universo, dal lato energetico, dal lato spirituale, che siamo tutti uniti. Perciò anche una pietra, anche non so, un tavolo, anche pulire un tappeto, essere sempre portati verso quello che c'è fuori e quello che c'è dentro, naturalmente, ecco. Ma sempre in maniera amorevole e unita, ecco, sentirci uniti al tutto. Tu hai detto quello che c'è dentro, ti ricordi quando ci hanno detto una donna che pulisce la sua casa e magari con fastidio perché ha bisogno di, ha voglia di andare a fare delle compere. Se invece fosse qualsiasi cosa così conoscente del perché e del per come di ogni cosa si fa, pulisse la sua casa con amore, quello che avviene fuori avviene anche dentro, si pulisce anche dentro, si pulisce dentro, abbiamo bisogno di... Basta, ecco, vai per la strada, vai sul tram, si accomodi signora, una vecchietta che deve attraversare la strada che ha paura, signora l'accompagna. Ogni piccola cosa. Piccole cose, non perdere l'occasione, ecco, non ci chiedono appunto, ripeto, di essere così coraggiosi, come hai detto prima, l'amore e tu non ci sei più, ci sono solo gli altri. In questa casa, se io fossi amore non ci sono più gli altri, arrivano qui una famiglia, 10 famiglie di emigranti, venite qui, bambini, e io nella mia casa non sono più padrone, divento un padrone. Non sei più libero, insomma. Io non ho questo amore, io non ce l'ho questo amore. Questo amore non ce l'ho ancora. Ma forse non ti è chiesto, perché se non ti capita vuol dire che ecco, va bene così. Perché ci pensa la regia del cielo a darci ecco, le situazioni che occorrono per migliorare. E dunque qualsiasi cosa arrivi, prendilo sempre in modo bello, positivo. Uno che ci insulta, cercare di perdonarlo, bello, cercare di capirlo. Ecco, capirlo. Piccole cose. E poi pensare che una persona che di bassa evoluzione viene dal mondo animale, perché si incomincia dal minerale, perché la coscienza entra nel minerale. Poi passa, quando ha fatto la sua esperienza lì, passa nel vegetale, poi nell'animale e poi nell'uomo. Difatti c'è un detto bellissimo indiano che dice Dio dorme nel minerale, sogna nel vegetale, si sveglia nell'animale, prende coscienza nell'uomo. Dio è una qualità, è molto bello. Dio è una qualità. Cerchiamo nel nostro piccolo di essere con la qualità lì. Tu sei una qualità divina, sei Dio. Quello che ci fa, che ci allontana dal bene, è la paura. E l'incro di Gesù l'hanno messo in croce, Buddha ha cercato di amarlo, Mahavira l'hanno soprannominato, quell'altro l'hanno ammazzato. E noi vediamo che ad amare si è vulnerabili. Perché se tu amare, tu non ci sei, ci sono solo gli altri, sei in mano degli altri. Ma mentre qui, a mio livello, se venisse una famiglia di 2 o 3 famiglie di musulmani e non sarebbe più mio la casa, non potrei vivere, rimpiangerei quando ero solo, con mia moglie, la mia libertà. Se sono amore, raggiungo quel livello d'amore,
sono felice di averli qui, ma piango di gioia. E ritornare senza di loro, non vorrei più essere solo padrone di casa. Cambiano le cose. Fa parte... La qualità è diversa. Di una dimensione diversa che non possiamo ancora assaporare. Dico una stupidata per farmi capire. Loro la famiglia non ce l'hanno più. Io ho chiesto, non hanno più la famiglia? No. Loro mi hanno detto, Gaspare, mettiti in mente, tu sei un direttore di un ospedale, manca il direttore del reparto oncologico, hai il tuo figlio che è laureato in medicina, mettiti tuo figlio, lo fai contento, sei contento tu, hai sistemato tuo figlio, onestamente ti senti un buon padre, hai fatto una buona azione verso tuo figlio e vai a casa tutto contento, la moglie è contenta. Per noi una famiglia così, e sono tutte così le famiglie terrestri, sai come la chiamiamo una famiglia così? No, come? Un primo nucleo mafioso. È così. Per cui le famiglie vivono in comuni dove il bambino sa che è uscito da quel grembo lì, ma tutte le donne, tutti i papà, c'ha mille papà, mille donne, perché lo amano come i suoi genitori, come i suoi figli. Amano il figlio dell'altro come il tuo, la moglie dell'altro come la tua. Ecco, allora noi diremmo, ma allora non hanno più la propria casa, i propri figli, la famiglia, queste belle cose. Per noi una rinuncia. È una rinuncia, sembra che ci manchi un qualche cosa di cui gioire. Ma l'orgasmo cosmico in cui vivono in quella maniera è così forte che anche il sesso impallidisce. Il sesso impallidisce. Qui si parla di illuminati però, eh? Sì, si parla di gente che ha trasceso... Illuminati, non è detto che siano tutti illuminati. No. Almeno i V57. Di gente che ha trasceso... No, anche loro. Però, per esempio, non si innamorano più perché tu mi piaci sessualmente. Ci innamorano perché sentono attraverso un intuito che hanno, acquisiscono delle doti per noi paranormali chiamate, che tra me e lei sento che nasce un bambino più sano e migliore che tra me e quella là. Allora mi unisco a lei, ma non perché ho delle velleità sessuali. Ecco, allora per noi, allora non senti più niente sessualmente, che brutto, ma c'hai un orgasmo cosmico, una gioia così che il fatto sessuale impallidisce in questo senso. Noi non, ci sono, per esempio, mangiare, mangiano enzimi e vitamine della frutta. Allora noi diciamo, ma con le belle mangiate così, c'è un gusto anche nel mangiare. Io certe volte quando sono degli amici lo gusto ancora, perché siamo a quel livello. E loro non avranno neanche ma loro, lo stomaco come noi, sì. L'avranno rimpicciolito anche l'intestino, anche quello, fino a che non avranno più né stomaco né intestino perché non mangeranno più, questo nell'evoluzione. Non mangiano più, ma hanno acquisito una conoscenza, una voglia di sapere, di progredire, si progredisce sempre, c'è sempre da conoscere, c'è sempre da aumentare il proprio, ripeto, orgasmo cosmico, tanto per dargli un nome, non so come chiamarlo. Esperienze. Mi è stato detto, Dio è in continua evoluzione anche lui. Non è fermo, non c'è. Ecco perché non c'è una verità finale. Non c'è una verità finale. Buddha ha detto una cosa magnifica a chi gli chiedeva cos'è la verità. A chi gli chiedeva cos'è la verità, Gesù ha risposto, io sono la verità. Va bene. Buddha ha risposto, la verità è ciò che funziona. Cosa volete di più? È anche scientifica la risposta. Ecco, per cui c'è sempre... Ecco, siamo in una dimensione e non sappiamo cosa ci aspetta.
loro sono venuti qui a dircelo, ce lo dicono, io ve lo dico, voi ve lo covate dentro, lo direte alla vostra moglie, al vostro amico. È così che devono avvenire le cose, da cuore a cuore. Da... Ecco, adesso lo sapete, un filino, quando io sono stato con loro, ecco, molti mi chiedono che vantaggio ha avuto stare con loro. Mi sento un po' più responsabile, un po' più responsabile. Almeno quello. E poi c'è questo fatto che loro, ricordandosi tutte le vite passate, quando muoiono non hanno nessuna paura di morire. Noi abbiamo ancora questa paura perché non ci ricordiamo di aver già vissuto. È come andare a dormire e sognare. Quando ci si sveglia, siamo ancora nella dimensione. Quando ci si sveglia non si ha paura, perché questa è la realtà, quello è un sogno. E lo stesso, loro si ricordano le vite passate e perciò non hanno nessuna paura di morire. Questa paura di morire per noi è un handicap, ci fa aver paura dell'ignoto, perché l'ignoto, non conoscendolo, se ne ha paura, ma però loro invece vogliono trapassare e andare in una dimensione migliore, più alta, perché dopo 2500 anni, 3000 anni che vivono, ha fatto tutte le esperienze dovute. A un certo punto dico, è come sulla Terra, facciamo sempre gli esempi sulla Terra, così capiamo meglio. Uno che vive qui 3000 anni sulla Terra, ha fatto l'avvocato, il magistrato, il dottore, il pittore, lo scultore, il musicista, le ha fatte tutte. Dopo 3000 anni ha fatto tutto quello che doveva, l'avrà capito in 3000 anni, sarà diventato una persona stupenda che vuole fare un gradino di più. Diversa, sì. Vuole salire di un gradino, andare in una dimensione più consona al suo arrivo, al risultato della sua vita. Siccome non ha paura della morte, come noi non abbiamo paura di andare a letto la sera, perché per abitudine ci svegliamo la mattina, non è? Mi sveglierò la mattina, sveglio la mattina, ecco. E così ha già fatto tante morti da una dimensione all'altra, ci sono delle, chiamiamole stanze, con delle poltrone, chiamiamole poltrone, con dei macchinari, chiamiamoli macchinari, che ti aiutano a trapassare. Tu quando hai capito che in quella dimensione hai raccolto tutto quello che devi raccogliere, saluti tutti, ciao, ecco. Ma è una cosa comune. Aspiri a una dimensione migliore, maggiore. Ecco per cui lo chiamiamo. Perché tecnologicamente potrebbero rigenerare sempre le cellule. Non dico essere eterni, perché anche lì c'è una fine della tecnica che rigenera, ma potrebbero vivere 10.000 anni. Quanto? Dopo, quando hanno fatto il loro ciclo, basta. Il sogno ha una sua realtà. Quando noi sogniamo, il sogno ha una sua realtà. Ma quando ci svegliamo noi, è questa la realtà, il sogno diventa un sogno. La loro vita, essendo più evoluta della nostra come dimensione, è più reale della nostra, ma a sua volta è meno reale di una dimensione superiore. Così, cos'è questa nostra dimensione? È un ologramma nel quale noi tutti viviamo per evolvere, perché veniamo da un mondo inferiore, anche noi abbiamo avuto il coraggio di cominciare dalla pietra, animale, vegetale, eccetera, eccetera. E siamo qui per avere il coraggio di amare di più e di aumentare e di percorrere questo cammino. E poi c'è questo siamo un ologramma, ma con questo non è che siamo un sogno, no, siamo una realtà vera, ma meno reale della loro, e loro meno reale. L'ultima realtà è quella di Dio. E poi c'è questo fatto che
Noi siamo molto nella mente, perciò la mente ci porta al passato, ci porta al futuro, il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, e perdiamo la vita, perché la vita è nel presente. Loro, essendo meno mentali di noi, vivono di più il presente, e nel presente c'è Dio, è, perciò sono più in contatto con questo, chiamiamolo Dio, ma insomma non si può dare con questa entità, con questa essenza. Sono più in contatto con lei perché sono meno mentali di noi, essendo più spirituali. Una continua estasi. E questo se ci arrivano, magari non tutti, perché se sono illuminati sì, perché si passa proprio completamente di dimensione. Si è nel tutto stando qua, stando nel corpo, si è nel tutto. Si sono perse le barriere, si sono rotti tutte queste... Sì, c'è una piccola differenza. L'ego muore. Muore l'ego. Però rimane il corpo. Cioè, ecco. Invece di essere la goccia che va nell'oceano, è l'oceano che si riversa nella goccia. Le cose sono uguali, ma sei ancora imprigionato nel tuo corpo. Ecco perché tutti gli illuminati stanno qui per insegnare, stanno qui per noi, ma il loro sogno è di unirsi per non avere più un corpo che li compassione contenga. Stanno qua. Stanno qui per compassione. Voglia ecco. Una volta illuminati. Ecco. No, quindi è questo gioco cosmico. E ci sono varie dimensioni che sono tutte reali, più ci si avvicina a quella che noi chiamiamo Dio, tanto per dargli un nome, più si arriva, ecco. Poi perdiamo, nella nostra dimensione, perdiamo il presente, come diceva giustamente lei, che e non vita. Viviamo, perché pensiamo al domani, io se lo vedo gli dico così, poi dopo quando arriva è sempre diverso da quello che abbiamo sognato noi. Quindi fantastico. Poi, gli avrei potuto dire così, è morto, non gliel'hai detto, è finito. E perdi il presente. Il presente è la vita. Perché pensiamo sempre al domani o a ieri? Perché troviamo che la nostra vita, il presente, è scarno. A meno che tu non sei con la tua amata, giacente con la tua amata, e allora il presente ti dice qualche cosina, se no il presente lo troviamo sempre scarno. Allora ci tuffiamo, fantastichiamo o rifacciamo a nostro modo il passato e perdiamo il presente. Perché lo troviamo scarno? È la mente che lo trova perché scarno. È la mente che pretende. In questo momento siamo qui che ci ascoltiamo, che ci parliamo. Ma cosa c'è di più bello? Tra un po' andremo a mangiare. Ma cosa c'è di più bello che mangiare io a fare una bella risata? Noi vogliamo sempre... Chissà. Ecco, e perdiamo le cose veramente. Ecco, l'illuminato non gode di queste cose 100 volte di più di quelle che le godiamo noi, loro. Gode nel vedere che passa una formica con la granellina in bocca che la porta a un godimento che noi non ci sogniamo. È una vita al di fuori delle nostre concezioni. E questo ci aspetta, però dobbiamo avere il coraggio di buttarci, perché l'amore fa paura. L'amore fa paura, non abbiamo il coraggio di amare, perché crediamo di essere, sì, un Gesù è andato in croce, eccetera, eccetera, ma non ci è chiesto di essere un Gesù. Abiti pure riguardo. Dovremmo veramente cominciare ad amare noi stessi, perché se non sappiamo amare noi stessi, come facciamo ad amare l'altro? Ci nutriamo male. Viviamo male. Già in quello non ci amiamo molto. Ecco, quindi dovremmo, il nostro amore per noi dovrebbe essere tale che io non mangio male, io non voglio mangiare male, io non voglio avere un'etica, non voglio mangiare un animale, anche se non l'ho ammazzato io, ma l'ha ammazzato quello là, ma io sono nel suo gesto, se poi lo mangio, io non voglio fumare, perché devo, a parte il tumore, ma perché sapendo che il fumo altera il mio pensiero, devo alterare
Perché? E poi far soffrire le cellule del polmone, che quelle si aspettano ossigeno, non si aspettano il fumo, Anche tu sei il dio. Soffrono. Sei il dio del tuo corpo. La galassia fegato, la galassia pancreas, la galassia polmoni diranno: ma questo dio? Perché fuma che mi fa stare male? Cosa ho fatto io, povera cellula? E tutte queste negatività alla tua cellula, a una formica che passa, a un essere vivente, a un tuo amico o nemico, tutto quello che fa male, muovi delle energie, e qui la fisica quantistica c'è già arrivata, ma è un altro discorso, muovono delle energie che hanno una loro legge, e se non subito, quando l'energia anima, tu sei un'anima, quando l'energia anima rinasce, se devi pagare X, ti ritorno. Scegli di pagare. Ecco, quello che devi pagare, c'è il bello, che lo scegli tu. Non è, io ho ucciso 3 persone, non è che nella prossima vita pago Hitler. Cosa deve pagare con quello che ha fatto? Hitler è stato un grande nel male, potrebbe essere un grande anche nel bene. Non lo sappiamo, perché... Ecco, metti che Hitler abbia il coraggio di pagarle, è un'invenzione mia questa, abbia il coraggio di pagarle tutto in una volta e si rincarna. In questo caso ci serve anche concessa la metempsicosi, vai indietro, in un cane da vivisezione. Io so, fino a pochi anni fa, perché ho avuto l'esperienza di vedere, di conoscere, adesso penso che sia cambiato. No, no, no. So che i cani non gli fanno l'anestesia perché costa l'anestesia. Li mettono su un traliccio, li operano dal vivo. Poi li ricucciano, li mettono nella cuccia e poi e vanno avanti 10-20 fino a che crepano. Ecco, saranno utili all'umanità, qualche cosina forse, perché se non ci sono altri mezzi, questi ammettiamo che sono utili. Hitler può avere il coraggio di pagarla tutto in una vita, oppure dire: la pago nascendo cieco. La pago nascendo stop. Ecco, per esempio, certi che nascono e sono gente coraggiosa. Noi vediamo quelli tutti felici, è gente coraggiosa che ha scelto di pagare. Ecco, magari la pagano, certi la pagano poco alla volta, un po' di miseria, la moglie che la tradisce, pagano con dolori così, vite. Perché non hanno il coraggio. Certi hanno il coraggio, ma non ha importanza, siamo liberi, ci si arriva comunque, obbligatoriamente, per cui siamo liberi. Perché io devo essere coraggioso? No, non sono coraggioso e non voglio essere coraggioso, vado avanti. Per cui siamo liberissimi, però c'è questo gioco di energie, poco alla volta le devi pagare tu. Per cui, sapendo queste cose, che non c'è una religione sulla terra, se un domani vengono giù loro, c'è un convivere tra noi e loro a lungo andare, non c'è nessuna religione sulla terra che esiste, perché nessuna religione sulla terra ha la verità, anche se la verità non c'è, ma non c'è neanche quella adatta ormai alla nostra psicologia, insomma, ecco. Però una conoscenza che la vita continua e ci siamo sempre stati e ci saremo sempre è fatta. Poi anche le difficoltà le hanno anche i V56, anche loro non sono perfetti. Anche loro, ma io ho detto: ma avete malattie? E loro mi hanno detto: no, la malattia psicosomatica, malattie fisiche non ne abbiamo più. E quando le avevamo,
avevamo una tecnologia che le guariva tutte. Tu perdi un braccio, ti attaccano un braccio sintetico, tale con le vene capillari, anche noi possiamo riattaccare il braccio subito, se ecco, possiamo farlo. Loro attaccano un braccio sintetico di un materiale sintetico che quando il tuo sangue irrora diventa carne e diventa la tua carne, per cui non c'è neanche il rigetto. Però a queste malattie non ci sono più, rimane ancora, non siamo né perfetti né infallibili, hanno ancora, come chiamiamo la malattia, può esserci tra di loro una leggera depressione. Quello ci può essere. Anche loro non sono perfetti, una leggera depressione, sicuro, che non la curano certo con le pillole, ecco, ci può essere. Però è tutto un mondo che noi ce lo sogniamo. E sono un gradino, una dimensione, ecco, sono come dimensione tra di noi e il mondo spirituale. Con il mondo spirituale hanno degli agganci, e anche con noi. E anche con noi hanno degli agganci e sono il tramite tra noi e loro. Poi, se mi hanno detto tutta la verità, non lo so, io vi ho detto che cosa? Tutto quello che ho creduto di capire. Magari ve l'ho detto in maniera un po' imperfetta, molte cose, molte magari non le ho capite al 100%, le ho spiegate come le ho capite io. Poi mi hanno detto quello che potevo capire, che potevamo capire noi del gruppo. Mi hanno detto quello che mi faceva bene capire, capisci? Se tu sei in una stanza con un bambino che continua a mettere le ditina nella presa della corrente, gli spieghi che fa male, che quello insiste, devi fargli così, quello piange. Oppure gli inventi il babau, che non c'è, ma glielo inventi. Per lui va bene così in quel momento. E quindi loro ci hanno trattato così. Quindi non ho fatto altro, noi due non abbiamo fatto altro che fare il pappagallo di quello che ci hanno detto loro. Se non è la verità, non lo so. Teniamolo come verità perché è l'unica cosa che possiamo capire. Dopo tutto si tratta ancora amore, amore, questa parola, nelle poi poesie, nelle canzonette. La verità poi è relativa perché noi abbiamo la nostra verità, ma in evoluzioni superiori hanno una verità molto più amplificata, perciò non si può mai dire io ho la verità. Questa dimensione è quella che è questa qua. Allora, questi sono degli iscritti che mi ha fatto un terrestre che viveva nelle basi, okay, che faceva parte del gruppo, che quando usciva dalle basi, ecco, ci parlava, noi chiedevamo, sapeva la loro lingua, la loro calligrafia, sapeva guidare i loro mezzi così dritto. Grazie. Mi aiuti a tenerlo qui magari, ecco. Ecco. Dunque, questa è la loro calligrafia, ne hanno varie, ma questa è quella più voluta perché è ideografica, cioè non è come i cinesi ogni segno. Ecco, per esempio, ammettiamo che qui ci sia scritto io esco col mio cane, se uno è più sensibile si sofferma, è come una musica, se è più sensibile capisci anche il controcanto, gli accordi che ci sono, e qui non c'è solo loro io esco col mio cane, io esco col mio cane come che scodinzola, io esco col mio cane, come sarebbero dei colori, vai sempre più in profondità, dei colori che è la possibilità, ogni di colore c'è il suo perché, delle sfumature particolari, ecco, di colore. Comunque questo è un assieme di tutto quello che mi è stato detto qui. Prima linea su di me, pregi e difetti. Io faccio sempre una battuta, non posso farne a meno di non farla con voi perché è più forte di me. Allora, pregi e difetti. Questi sono tutti i pregi e difetti col segnino qui. Ecco, questa è la battuta che faccio con tutti, l'ho fatta, adesso sono contento. Poi, rapporti tra me, cioè sulla mia pittura, rapporti con la mia famiglia, rapporti
di loro, rapporti con me, con loro, rapporti del gruppo, del nostro gruppo con loro. La firma non è nome e cognome, perché probabilmente i nomi non li avevano già più. Loro ci dicevano chiamami Sigil, chiamami Tus, chiamami. Ma noi abbiamo avuto il dubbio che, tanto per distinguerli. Comunque la firma appunto non è il nome, ma è quello che è lui, è quello che sono io, è quello che sono io per lui, lui per me e tutti e due insieme. Ecco, comprende tutto questo. Questo l'ha fatto per me, posso cambiare? Questo l'ha fatto per mia moglie. Ma qua a disegnare chi era? Erano loro proprio con le mani o è arrivato giù dal cielo questo disegno? No, questo me l'ha fatto davanti agli occhi. Lo vedi il mio dito? No. Ecco, io non vedevo le sue braccia, c'erano qui le matite colorate, non vedevo una cosa in... Cioè si muoveva da solo il gessetto sopra questo? No, con la mano. Scriveva come io scrivo. Ok, quindi vedevi una mano o non vedevi niente tu? La velocità, ecco, una cosa così. Adesso esagero, magari... Ecco, questa qui c'è una con due mani, tutte e due contemporaneamente, prendeva, andava e poi dopo in ultimo ha guardato un po', aggiungeva il bianco, specialmente lo aggiungeva in ultimo qualche cosina e poi basta, con una velocità enorme. Incredibile. Ecco, questo è un ragazzo che è entrato, si chiamava Franco Tomasini, è entrato nelle basi a 15-16 anni. È uscito a 20 anni dalle basi per una ragione che è troppo lunga, sta qui a dire, è impazzito e adesso è in una casa di cura completamente andata, purtroppo è così. Io ho parlato con un altro che era nelle basi, Zimmermann, un ingegnere austriaco, che quando loro sono andati via è andato via con loro, quello era diventato uno di loro. Franco era diventato uno con loro fino a un certo punto e poi per una ragione terrestre è impazzito. Non è riuscito a integrarsi. E allora mi è venuto in mente, Gasper, non siamo né perfetti né infallibili. Hanno scelto lui pensando che ce la faceva. Non per colpa loro, per colpa di una faccenda terrestre. Poi vi faccio vedere. Poi faccio vedere questo che l'ha scritto un'altra persona ancora vivente. Tu lo conosci? Emilio. Sì. Questo l'ha scritto Emilio che riceveva. Forse al contrario. Riceveva dei loro messaggi, che non erano messaggi, erano un esempio dei loro calcoli fisici, della loro fisica. Io ho chiesto, ma la loro fisica, la vostra fisica, ho chiesto una volta, è più simile, la vostra tecnologia, veramente ho chiesto, è più simile alla nostra o, non so, a una tecnologia, quella medievale, come si chiamava, aspetta, gli alchimisti. È più simile alla nostra o all'alchimia? E loro mi hanno detto, guarda, nell'uno o nell'altra, però dovendoti dare una risposta forzata è più simile all'alchimia della nostra. Sono calcoli, questo principalmente è un esempio di calcoli della loro fisica, però ci sono dentro dei segni che rappresentano dei valori, perché anche loro hanno i numeri 3-14, i numeri fissi. Ecco, loro di numeri fissi ne hanno più di 100, per dire quanti ne trovate. Uno di questi numeri che mi ha detto, e me l'hanno confermata anche Sigil, perché io poi dicevo, è vero, no, ma non perché pensassi che Bruno, per una conferma, ecco, per uno si può sbagliare. Tante volte la radiolina si accendeva da sola e mi diceva Gaspare cambia pensieri, tanto per dirti. Ecco qui uno dei numeri fissi che mi è rimasto nel cuore perché mi ha commosso nella sua, l'ho trovato poetico anche se non c'entra niente la poesia, è che loro calcolano, hanno un valore che mettono nei loro calcoli che
considera l'imponderabile. Ecco, dico, si fa, ma considerate l'imponderabile, si fa, però non siamo né perfetti né fallibili. Vabbè. Ma il numero qual era alla fine? Non è un numero, ah, non me l'ho detto, no, sono energici, chi lo sa? Poi, allora, passiamo, questo qui è il libro di Breccia tradotto in inglese. Ecco, sul libro di Breccia tradotto in inglese c'è, mentre su quello in italiano non c'è, ecco c'è un capitolo, io ho scritto una lettera a Breccia e dice Breccia, mi diceva, la posso pubblicare? Dico, no, ma te la metto a posto bene. No, così, così. E mi ha scritto questa lettera e l'ha messa qui dentro e c'è un po' la mia esperienza di alcune cose. E poi qui ci sono io e poi ci sono delle fotografie che vi farò vedere adesso. Guarda, questo qui forse è quello che avete fatto voi? Sì. Ecco, tutte queste foto le ho fatte io per appuntamento. Treno? Sì, però qui sono stampate male. Adesso vi faccio vedere quelle che c'ho qui io. Ecco, tutte queste le ho fatte io, questa no, non c'è. Vi faccio vedere le foto che ho fatto io. Dunque, questi sono i libri di Perego, il console Perego. Due dei quattro libri che ha scritti, questa è una dedica che mi ha fatto su un libro, ricordando la vecchia collaborazione e giocando, sai che non l'ho mai capito, poi è morto, e giocando il futuro, ricordando il futuro, giocando il futuro, non ho capito cosa sì, qualcosa di positivo. Ecco questo qui è Piero, è stato tutto il suo curriculum. Ecco, questo l'ho fatta io a Montesilvano, questo è stato uno dei primi alberghi, questo grattacielo, dei primi alberghi, adesso qui è tutto, e qui è Las Vegas adesso, ecco questo qui è un piccolo disco, un pieno giorno per appuntamento, questi l'ho fatto insieme a Bruno, c'era Bruno con me, sul litorale di Pescara d'inverno. Questo qui avrà un 6 metri e mezzo di diametro. Posso? Ecco qui, è volato nel retroterra. Qui ancora... Poi c'è quelli della Domenica Corriere, l'avete visto? Bene, abbiamo visto ecco. Anche nella conferenza. No? Ecco. Questi, dunque questo noi lo chiamavamo il topolino, allora c'era la macchina perché era più piccolo, c'ha 3 metri e 20 di diametro, una cosa piccola, non c'è pilota, è telecomandato, era un ricognitore, non so se può fare terra luna, non lo so, era un ricognitore che se, so che via di massima scivolava sui binari magnetici che ci sono sulla terra, poi poteva anche, però non so, di più non so se poteva fare voli spaziali, era un ricognitore per sapere tutti i nostri telegiornali, tutto l'andamento della Terra e altre cose di cui non so, ecco. Allora questo cosino nero che vedete su qui, che adesso pencola un po' a destra, non fa parte del disco, è solo questo disco aveva questo effetto, è un agglomerato di energia scura che si formava, ecco, ballava un po' così, poi piano piano scivolava sulla cupola, vedete che sembra che ci sia una saldatura malfatta, è sempre questa polvere che casualmente, poi scivolava lungo la fiancata e andava via, dunque questo 3 metri del pomeriggio, siamo quasi in inverno, treno, Gaspari sceglie un posto dove non ci siano case, di là, ecco, è apparso da lontano, ha fatto evoluzioni, io fotografavo, Bruno filmava. In certi momenti
scompariva. Quando scompariva noi lo fotografavamo, quando non c'era, quando c'era lo guardavamo, perché siccome tutti i dischi hanno un alone di elettromagnetismo che vela un po' il sole, vela un po' la luce, altera e quindi sfalsa la verità. Invece quando loro li proiettano dalla base sulla nostra lastra fotografica, lo fanno perfettamente, quindi è più vero il falso, sì, chiamiamolo falso, tra virgolette, certo. Fatto, ecco. Quando non lo vedevo, si scattavo e loro ci facevano vedere, riuscivo, ecco. Poi verso silenziosissimo, ha fatto anche un po' di evoluzioni, quando faceva il giro della morte, sai il giro, sì, il giro, sì, della morte, ecco. Faceva così, 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 e poi tornava indietro. E gli ho detto, perché non lo fate completo? Fa, perché andiamo su binari magnetici. E quindi è impossibile, e non la rotazione. Sì, non è impossibile, non ci interessa farlo, è una nostra tecnica, è inutile spendere cose. Sì, se vogliono lo fanno, ma chi è che, perché devono fare il giro della morte? Ecco. Ecco. Poi, tornando verso casa, a Milano avevamo lasciato il, che abbiamo il bosco, e eravamo sulla strada ancora terra battuta, si vedeva Milano in lontananza, e Bruno, io guidavo la macchina, e Bruno fa ferma, ferma che è ancora qui. Allora mi fermo, guardo il finestrino, era ancora lì, ha tirato giù il finestrino, l'ha fotografato ed è questa, e aveva, non c'è più il pennacchio, ecco. Questa qui è la periferia di Milano, non c'è più il pennacchio. C'ho anche i rotolini della Domenica del Corriere, certo. Per farci vedere. E poi c'ho qui me le ha date un giornalista, questi qui sono i nomi con i quali ho parlato: Di Pietro, Sigil, Sun, Tus, Mario, Itao, figlio di Sigil, Sayu, uomini piccoli, Rost, il capo dei giganti, Yushu, Sayu, il capo degli uomini piccoli, Karuziri, Meredir, Gallarate, Reai. Gallarate è un nome che abbiamo dato noi perché era un giovane, ha detto com'è bello il vostro pianeta, stupendo, come siete belli anche voi. Com'è bello, com'è bello, com'è bella Gallarate, come? Oh, mamma mia. Com'è bella Gallarate, ma cosa dici? Venezia? No, Gallarate... Non so se ha fatto per divertirci, l'abbiamo chiamato Gallarate per quello. Ecco, poi qui ci sono, me l'ha dato un giornalista, ecco, quando sono uscito nel 78, ecco, ondate alte decine di metri, radar impazziti, psicosi dell'extraterrestre, ma che succede in Ariadne? C'è una base sommersa UFO al largo di San Benedetto. Cioè, nessuno, noi avevamo l'ordine di non parlare con nessuno, certo. Perché non dovevamo essere disturbati da giornalisti o, o da curiosi. Nell'Adriatico ci sono gli UFO. Questi sono alcuni dei giornali usciti allora. L'Adriatico per gli UFO è una terra di scontro. Quando loro sono usciti, i U-56, da Caroni, da Caronette, hanno disturbato un po', hanno... non so, sono cose che... la nostra dimensione, no? Perché loro, io dicevo, ma è una guerra, vi ammazzate, guarda, dice, è una guerra, non è una guerra di trincea, quindi, no, allora, che guerra è psicologica, ma cosa